Signori, bentornati in un nuovo episodio di Resident Evil 2 Remake. Nell'ultima puntata, intanto devo parlare un po' più piano perché è tardissimo. Nell'ultima puntata abbiamo fatto tutto ciò che serviva qui alla centrale di polizia. Il crick, la chiavetta, abbiamo recuperato la pistola, abbiamo fatto diciamo un po' di tutto. Io poi ho salvato, noi ci siamo salutati negli uffici Star. Adesso l'unica cosa che ci resta è andare di nuovo al garage delle celle e aprire le celle con i circuiti che abbiamo. Il problema è che abbiamo Godzilla in giro per la centrale, dei leaker sparsi un po' ovunque, come sentite dal sound non è gradevole, ma soprattutto aprendo le celle sappiamo che ci sono un mare di zombie, quindi io mi porterei un po' tutto ciò che serve. Mi era venuta un'idea, volevo sostituire questa pistola e portarci la Matilda, che ormai sembra veramente potenziata. Mi dispiace soltanto perdere 15 colpi, perché è una pistola carica. Ci portiamo il pompa, questa qui la posiamo per adesso, l'asse ce la portiamo. Ah, e ovviamente i due cose, i componenti. Ok, prendiamo la Matilda. In teoria, minchia, però è molto più precisa, guarda come subito prende la mira adesso. È più forte, c'è pure il compensatore. Dai, siamo pronti. Adesso il problema è semplicemente dove cazzo si scende. Intanto devo andare qua. Madonna. Ci posso andare dalle scale antincendio, quindi intanto devo andare all'atrio. Partiamo da questo. E per andare all'atrio ci vorrei andare da qui. Il problema è il leaker che c'è qui. Da qualche parte c'è. Facciamo in silenzio. C'è pure ancora lo zombie lì. Pure quel bastardo lì, speriamo che non è qua. Oddio. Ma dai raga, guardalo. Vai 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 vai. Ok, siamo all'atrio principale. Adesso pensa, passiamo da qui. Io lo faccio un salvataggio qua. Non si sa mai. Oddio, sono pieno di ansia quando c'è questo. Allora, se noi andiamo di qui e percorriamo. Sì, sì, sì. Ci siamo, ci siamo. Vai Leon. Il momento della verità, Leon. Che coglione. Dio, veloce, 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 veloce. Allora, fammi controllare. Noi siamo qui. Noi dobbiamo andare. Pure dimenticato che cazzo dobbiamo andare. Noi dobbiamo scendere. Ma c'erano delle scale qui. E mi pare che erano da qui. Dobbiamo andare dall'altro lato. Che lui ci ha alzato tanto il passaggio con l'elicottero. Qua siamo fuori, qua c'era l'acqua. No, che cazzo stai dicendo? Se qua scendiamo, noi siamo. Non siamo in giardino, non facciamo niente. Siamo morti. Sì, forse da qui potrebbe essere il problema. È lui. Ok. Qua ci voleva la cosa di quadri e noi scendiamo. In teoria, ti prego, dimmi che è così, perché veramente. No, non è qua. Mamma mia, raga, non sto riuscendo a trovare di nuovo la strada. Porco. Puttana, e ora? Adesso capisco quanto era bello la chiave. Provo a fare la pazzia della vita, io ve lo dico, eh. Qui si capisce quanto era importante la chiave di cuori. Però penso se ne sta andando. Oddio, l'ansia. L'ansia alle stelle. Madonna mia, lui. Porco di quel cane. Madonna mia, sto bastardo è sempre qui. Dai, 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 dai. Ok, qui ci ricolleghiamo all'atrio. E al primo piano. Madonna. Io non sto facendo tutti sti giri. Li ho fatti solo perché non trovo la strada, eh. Non pensate che fa parte del gameplay. Questo fa parte dei problemi che mi creo io, ma a causa della mia memoria. Allora, intanto qua dobbiamo andare sicuramente a sinistra. Era più semplice di quanto pensassi. Qua c'è il bastardo di prima col coltello. Oh, oh. Ma spara automatica sta roba. Oddio, ma lui come cazzo ci è arrivato qui? Oh cazzo, che due coglioni. Ce la facciamo, ce la facciamo. Con calma. Con calma. Con calma. Lui è un buon uomo in realtà. È un bravo uomo. Lavorata nei campi prima di fare questo mestiere di merda di rincorrere gli agenti. Ma prima ero un buon uomo. Comunque, una volta
che ci lasciamo lui alle spalle, è sicuro che davanti non ce l'abbiamo. Se quel figlio di puttana si è rialzato, gli sparo col fucile. Non ti aggrappare, non rompere il cazzo. Ok, adesso qui io ho sbagliato perché io ho tirato dritto. Invece dovevamo fare così. E qua, occhio che c'erano degli zombie. Vai a cagare. Porca puttana. Fammi vedere. Tanto qui c'è ancora qualcosa. Non so manco che cosa. Vorrei cercare. Che sarà qualcosa qua, qualcosa che mi sfugge. Magari una pianta, una roba. Però c'è. Tipo qui magari, magari c'è, ecco, vedi. Ah, guarda cosa c'erano. I colpi pompa. Sacri. Perfetto, dopo mille anni, ragazzuoli, siamo riusciti a scendere qui. Io ho perso un mare di tempo a cercare la strada con quel bastardo che mi rincorreva e mi metteva ansia. Ma in qualche modo siamo di nuovo arrivati ai sotterranei, dove c'erano tanti cagnolini belli. E in più noi siamo senza colpi. E questa è una bellissima notizia. Però la cosa buona almeno è che possiamo andare dalle celle a mettere i due circuiti che abbiamo per vedere di aprire le celle, prendere la tessera e uscire dal parcheggio e magari lasciare questo posto infernale. L'unico modo che abbiamo per scoprirlo però è farlo. Non ti alzare, non ti alzare. Questo si alza sicuro. Comunque. Madonna, quanti zombie ci sono? Uno. Questi sembrano morti. Guarda, guarda. Guarda questo. Sarebbe una scelta intelligente ucciderli ora. Però non si sa mai, potremmo anche evitarli magari. Quello che secondo me è un problema è lui. Che è l'unico che abbiamo alle spalle. Oddio, minchia. Un stonaio. Ok. Mettiamo questo e questo. Allora, come funziona? Ah, devo creare il collegamento fra tutti. Aspettate che non ci ho capito un cazzo come funziona. Qua c'avevamo noi la nota del pannello. Vediamo se riusciamo. Allora, io non ho capito sta roba, raga. Perché come vedete io li ho collegati. Sono tutti dorati, diciamo, i fili, no? Che arriva l'energia. Solo che non, in qualche modo non si fa. Oh, Dio mio. 2 ore, raga. Per fare sta parte, 2 ore veramente, però ci siamo. Questo zombie è rimasto a terra. In teoria adesso le celle sono chiuse, ma le posso aprire. Qui prepariamoci al peggio. Ah, ho aperto solo questa. Ah, spray curativo. Nota di Ben. La centrale è invasa da quei mostri. Riesco a sentire i loro lamenti anche da qui. Ma non sono loro che mi spaventano. Nome in codice Tyrant. Sarà quel coso nero che mi insegue, l'arma biologica definitiva sviluppata da quei bastardi nella massima segretezza. Il solo pensiero che quella bestia sia qui intorno è molto probabile che abbiano ordinato di eliminare ogni testimone. Quindi quella cosa lì, quel bestione nero è stato creato per eliminare ogni testimone? Ma su che cosa? Penso su tutto quello che sta accadendo. Ma comunque, la cosa che ci interessa a noi è la tessera. Cos'è? Sì, ma questo non spiega le voci che riguardano l'orfanotrofio. Era davvero troppo strano che l'Umbrella comparisse tra i donatori. Mi avevi detto che l'intervista era sulle borse di studio della Umbrella. Dai, Annette, a chi credi che importi? Vogliono sapere del virus G e di quella cazzo di voragine che si è aperta in città. Girano voci che vada dritta al tuo laboratorio sotterraneo. Allora, laboratorio. Hai intenzione di dirmi tutto oppure vuoi continuare a fare la mia... Stronza. No, trascrizione intervista. Vabbè, qua c'è tutto... L'intervista che abbiamo sentito con la registrazione e abbiamo la tessera del parcheggio, quella che ci serve per uscire. Cosa stanno cercando? Quindi è chiaro che questo virus G è stato creato nella massima segretezza. Oh cazzo. Madonna. Ma che cazzo? Yeah.
Porca troia. Porca puttana. Oh cazzo, raga. Non abbiamo una granata. Oh cazzo. Posso farcela. Mamma mia, raga. Attenzione, siamo un po' nella merda. Dobbiamo cercare se in queste celle ci sia qualcosa. No, ma sono pulite, non c'è nulla. Non so se abbiamo fatto. Oddio. Sono morto. Sono morto. Porca puttana, raga. Oddio. Si sono alzati tutti. Non ho colpi. Siamo messi malissimo. Oddio, Ada, ti prego. Mamma mia, raga. Sono stanca. È la seconda volta che ti salvo. Non pensavo tenessi il conto. Ehi, questo non è un gioco. Non posso andarci. Ma qui non muore niente. Hai con te la tessera? Sì. E questo. Speravo potesse spiegarmi. Forse. Prima lo sento. Mamma mia, ragazzi, ci ha salvato il culo. Ci ha salvato il culo, Ada. Minchia, ma chi cazzo è il Tyrant, quindi? Donna, siamo messi malissimo. Vogliamo aprire la serranda? Subito. Ok, finalmente ce ne andiamo dalla prigione. Cioè dalla centrale. Lei si sta ascoltando la registrazione mentre. Quindi dici qualcosa? Mamma mia, era che grafica. Che voleva? Purtroppo no. Ben, ha fallito. Allora che cosa cerca esattamente? Altre informazioni su chi ha causato il disastro. E tu? Credi di poter salvare il mondo? Sì. Ho detto a Brana che avrei cercato aiuto. Buona fortuna, allora. Mamma mia, siamo fuori. Oddio, fammi entrare lì. Fammi entrare lì, per favore. Ma posso? Vaffanculo. Ti seguo. È bloccata. L'unico modo è passare per quel negozio. Ah, ok. Vai, 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 che mi servono munizioni. Si muova. Mamma mia, sei fatto bene, raga. Bellissimo. Bellissimo. Che disastro. Oh. Questo qui è un negozio di armi. Cos'è? Canna lunga. Non ci credo. Ma non posso equipaggiarlo. Ah, qua ho sbagliato io. Cioè, esamina. Ha pure più colpi. Fucile a pompa ha 8 colpi. Abbiamo trovato una granata. Il pompa è potenziato. Questo è un bene. Munizioni, pistola, per carità, ci fanno comodo. Messaggio per il proprietario. Caro Kendo, posso immaginare che hai avuto i tuoi motivi per non unirti a noi, ma sono sicura che saprai cavartela. Se le cose da fare di cui parlavi alla fine non dovessero andare per il verso giusto, saprai dove trovarmi. Vedrò cosa potrò fare per aiutarti. Jill Valentine. E Jill Valentine conosceva il proprietario. Molto interessante. Qua abbiamo preso tutto. Possiamo, penso, andare avanti. L'unico passaggio è qui. Non muoverti. Oh, 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 oh. Non le farò niente. Ho detto, non muoverti.
Voglio solo passare. La prego di abbassare l'arma. Stai zitto. Adesso ti giri e torni indietro. A sua figlia servono cure. Non dirmi come trattare mia figlia. Buttala. No! Aspetta! Spostati. Va eliminata prima che si trasformi. Eliminata? È la mia bambina, cazzo! Minchia. Ah, lasciamo stare. Emma! Che situazione. Tesoro, ti ho detto di stare dentro. Ormai è mezza zona. Sì, cara, papà è qui. Sono qui. Ok? Quelle cazzo di cose là fuori. Guardate che hanno fatto. Sei un poliziotto. Dovresti sapere perché, come diavolo è potuto succedere. Mamma mia. Era il nostro angioletto. Mamma. Mamma dorme, tesoro. Ok? E ora farai nanna anche tu, ok? Emma? Minchia, raga, bruttissima questa scena. Andate via. Lasciateci in pace. E questo prima o poi verrà morso da sua figlia. Non dubito che abbia il coraggio di sparargli. Senta, va bene tenere all'oscuro me. Ma perché lui? Ma 100 euro che si è sparato. Voglio scoprire che succede qui e fermare chi c'è dietro. Aiutare persone così. Per questo sono entrato in polizia. Io devo fermare l'operazione dell'Umbrella. Potremmo morire. Voglio salvare questa città. Io ci sto. Attenzione. Pelle d'oca. Penso che saremo molto vicini a scoprire la verità su quello che sta accadendo. Conosci l'Umbrella Corporation? È un'azienda che produce segretamente armi biologiche. Hanno un virus. Trasforma le persone in creature indistruttibili. Questo spiega tutte le cose orribili. Con quanta calma gliel'hai detto. Wow, tra l'altro guarda che bello. Per questo sto cercando Annette Burke. È la ricercatrice dell'Umbrella che ha diffuso il virus. Devo neutralizzarla. Minchia. Lei vuole fermare l'Umbrella? Beh, comunque è dalla nostra parte. Ma dubito si torna indietro. Lì arriveremo ad Annette. A quanto dice, le fogne sembrano un posto adatto a lei. Puoi dirlo. Dopo di te. Wow, grazie. Attenzione, stiamo iniziando a prendere confidenza. Beh, caso è l'unica ragazza rimasta, dovremmo pur riprodurci. Quindi ci sta. Non riesco a immaginare uno scienziato qui sotto. Per il QG così si arriva al laboratorio segreto dell'Umbrella. Andiamo. Le fogne sono gestite dal comune. Come possono nascondere alle autorità una struttura così? Beh, benvenuto in America. L'Umbrella controlla Raccoon City da anni. Guardate quante cose si stanno scoprendo interessanti. Tra l'altro qua c'è qualcosa da prendere, ma non so dove, perché lo pinga in rosso. Vedi il posto, sarà da qualche parte qua. Spero di non aver lasciato comunque qualcosa indietro. Merda, è un terremoto. Me lo auguro davvero. Oh, e invece no. Cazzo, mi segui? Vuoi trombare qui? Ora, subito? Dai, lo faccio più tardi. Ma se accendi la torcia, io non... Stai a me. Io solo so cosa c'è. Signori, cosa cazzo ho appena visto? Signori, io quando dico Godzilla ovviamente scherzo, ma quello mi sa che era proprio Godzilla, raga. Godzilla zombie.
Ma mi stai prendendo per il culo? No, no, no. Allora, carissima Ada, mentre siamo in una safe room vorrei usufruire del suo culo, se permette. Salva. Mamma mia. Allora, fatemi organizzare l'inventario. Depositiamo la pianta verde. La granata frammentazione, volendo, potremmo tenerla. Queste le posiamo. Ricordiamoci sempre che abbiamo la pistola. Questa qui, il mag, che ce l'abbiamo ed è anche abbastanza carico. Ci portiamo il coltello. Non abbiamo altre munizioni, ma abbiamo la polvere da sparo grande e piccola, che potremmo, madonna, potremmo combinare 26 proiettili. E almeno abbiamo i colpi. E poi ci portiamo la chiavetta, perché potrebbe sempre servirci. Direi che siamo a posto così. Ricarichiamo. Abbiamo 15 colpi di ricarica. Le munizioni ce le abbiamo. Risalverei di nuovo e noi ci vediamo nel prossimo episodio, dove esploreremo le fogne e vediamo cosa succederà. Signori, alla prossima!